è il futuro dell'informazione con l'avvento delle nuove tecnologie? Per rispondere a questa domanda si è svolta una conferenza dedicata alla memoria del giornalista Antonio Maglio. Ce ne parla Daniela Sansone. Con l'avvento delle nuove tecnologie è necessario ridiscutere il giornalismo e il ruolo dell'informazione. Il mondo diventa sempre più piccolo e con internet sono nati tanti villaggi globali, per citare Marshall McLuhan, e i media tradizionali devono essere ripensati. Per cominciare, cosa vuole il pubblico e soprattutto di cosa ha bisogno e quali sono le notizie che oggi contano di più? Io credo che c'è una rivalutazione della notizia locale che contribuirà di sicuro al futuro del broadcasting e dei media in generale. C'è ancora spazio per le lingue o no? Io credo che c'è. Oggigiorno il problema grosso è la competizione e la competizione si vince con la qualità. Il dibattito è aperto da tempo ed è stato affrontato ieri da Angelo Persichilli nell'ambito della seconda conferenza annuale dedicata alla memoria del giornalista Antonio Maglio, organizzata dalla Camera di Commercio Italiana a Toronto, l'Istituto Italiano di Cultura e il Corriere Canadese. I media, i mezzi di informazione che un tempo venivano considerati, chiamati etnici, hanno una marcia in più perché si rivolgono a una clientela specifica, né più né meno per esempio di una gated community, di un sito piuttosto che di un Facebook. What the Italian community is doing here in terms of journalism is very important and I think is a lesson for young journalists coming up and studying here at Ryerson. The idea that a community can be so involved in helping its own members of its community be informed. Credo che ciò che è venuto ed è emerso, diciamo, è venuto fuori molto chiaramente negli ultimi 10 anni. E viceversa, che il ruolo dei media italiani non si risolve semplicemente nel fatto che adoperano la lingua italiana, cosa peraltro importante, ma che adoperano la lingua italiana e anche un'impostazione di tipo diverso di quello che sono i media correnti. Penso quindi che i media in lingua italiana siano qui per rimanere. Ma è ancora aperta la questione se e per quanto il settore dell'editoria troverà investimenti per continuare a veicolare una lingua come l'italiano, che è difficile oggi quantificare come presenza in una città come Toronto. Daniela Sansone, Omni News.